Bene, buonasera a questa penultima serata dell'Ischia Film Festival, grazie per essere qui, benvenuti a tutte e tutti. Allora, stasera, come avete visto, ve l'ha introdotto già il nostro direttore, è una serata dichiaratamente rivolta a Oriente, dichiaratamente rivolta a quella grande cinematografia che è la cinematografia cinese. Abbiamo visto The Silent Whistle, un cortometraggio che, anche se non ha, insomma, abbiamo avuto con noi l'autrice, racconta, credo l'abbiate percepito, tutta la grande tenebra della solitudine nelle smisurate e infinite città appunto cinesi. Ma abbiamo stasera un secondo film dalla regia di Liu Tang, ho preparato bene la pronuncia, me lo potrà dire lei, perché lei è la nostra protagonista di stasera, Yan Lei, che viene qui sul palco, le facciamo un applauso caloroso. Yan parla cinese, parla italiano per fortuna, oltre che cinese chiaramente. Sì, non parlo molto bene, però ci provo. Però ci sediamo. Va bene, così lontano, va bene. Siamo lontani per volere divino, no. Ma comunque siamo vicini. Sì, come diceva, certo, un grande film, la Cina è vicina. Sì, allora, per occhio. Intanto grazie per essere qui. Yan Lei si è occupata nella produzione, insomma, di How, quindi stasera proveremo, senza svelare troppo, perché poi chiaramente... Sì. Il film dovete godervelo, ve lo ricordo, quello che state per vedere è un film in concorso nella competizione dei lungometraggi, quindi è un'opera che, insomma, è candidata al premio finale. Allora, brevemente, quello che ha sicuramente coinvolto di più noi spettatori quando abbiamo visto la prima volta How è la capacità di dire una cosa che è orientale, che però parla anche a noi. Mm-hmm. E parte da una premessa che è questa: i cinesi fanno molta più fatica a raccontare il dolore ai propri parenti vivi rispetto a quanto non siano in grado di farlo ai propri parenti morti. Esatto. E questo credo che sia una cosa che esprime un'idea di fragilità che il film interpreta con una grana poetica assolutamente delicata e ammirevole, no? Mm-hmm. Ma aggiungo un altro elemento: questo titolo, How, non è un titolo cinese in qualche modo? Esatto. È un titolo occidentale. Esatto. Che vorrebbe tanto essere, secondo me, una domanda, anche se non lo è. Allora, non c'è un punto interrogativo. Allora, questo titolo, se traduco in italiano diretta, questo titolo in cinese traduco. Sì, traduco. In italiano è le parole di condoglienza. Okay. Quindi è molto diretto se parliamo del tema di morte, della memoria della madre che è morto, allora, 8 anni fa. Non posso dire troppo della storia, però questa storia ha una serenità. È un grande amore, una serena di affrontare la morte, dei dolori, del dolore, delle difficoltà, della scelta della vita. Questo è molto raro, diciamo, è raro dei giovani registi cinesi oggi, perché soprattutto sono molto aggressivi o arrabbiati. Però Liu, come il mio amico da tanti anni, è un personaggio Liu molto... Tang, il regista. Liu Tang, sì. Lui è una persona che ha scelto di dare fiducia proprio alla natura umana buona, che ha fatto questa scelta di fiducia della umana, che anche la famiglia, anche padre e madre, anche i fanciulli hanno sempre questa serenità di innamorarle di reciprocamente. Ok, però hai detto una cosa, scusami, hai detto una cosa interessante, hai detto che i registi giovani cinesi sono molto arrabbiati e aggressivi. Posso chiederti il riferimento a cosa? Posso immaginare la risposta, ma... Allora, infatti... Perché questo non è un film aggressivo. No. Anche questo film è un film
low budget, scherziamo sempre dire anche micro budget. Micro budget, dai, ma noi italiani lo conosciamo bene questo termine. Ah, beh, allora questa situazione succede a tutto il mondo, perché i film indipendenti in Cina, perché ci sono censura, ci sono... In Cina è molto importante e non ci sono mercato che si centralizzare sempre per i film indipendenti o artistici. Non esiste questo mercato, non esiste. In Italia, in Europa, in America ci sono. A Sundance, agli altri film festival ci sono sempre i film indipendenti, artistici. In Cina si deve mettere anche i soldi del regista, come questo film. Per il regista è molto giovane, classe 1989, lo diciamo per introdurlo. Sì, in Cina non è più giovane. Non è più giovane, però. Sì, è abbastanza giovane. È abbastanza giovane. Quindi c'è la difficoltà di realizzare un film, diciamo, non è mai possibile di guadagnare sul mercato. Certo. E quindi ci dovrebbe essere l'amore dell'autore che vuole esprimere che il suo atteggiamento del mondo, di come pensare la famiglia in Cina, che in questo film è una isola, è come Ischia, è una isola un po' isolata dalla Cina continentale. Quindi è questa famiglia che soffre dei dolori. Si vedranno che i membri della famiglia come affrontare queste difficoltà. Non è molto contemporanea come nella città cinese adesso, con il cambiamento politico o culturale, non è così sereni. Però a questo film è un'altra cosa, è al paesini, al con i membri della famiglia è molto diversi. Certo, questo è un film su una famiglia. Esatto. L'abbiamo detto, l'abbiamo fatto capire, abbiamo dato anche un po', come dire, la traccia sentimentale senza dover dire tanto. Sì. Ha il merito, tu lo sai perché hai letto la sceneggiatura, la conosci bene la storia. Sì. Ha il merito di affrontare tutto questo attraverso lo sguardo complicato ma straordinario di un ragazzino, no? Esatto. Che è Xie Haoyi, pronuncia più o meno? Quasi. Sì. E lo fa usando quello che il cinema ha più di potente, che è la sua arma, diciamo, di maggiore sincerità, ovvero la possibilità di guardare dritto nelle cose, dritto nelle case. È un film molto in cui le case sono è molto presente. È una delle cose che spero voi apprezzerete di più in questa notte, insomma, ischitana, è che il dolore, che è uno degli elementi principali dell'educazione sentimentale di ciascuno di noi, perché è una cosa che ci unisce al di là delle lingue che parliamo, è il tema attraverso il quale questo personaggio impara a fare la cosa più difficile, che è crescere. No? E allora con questo messaggio ti chiedo, prima di salutarti, visto che poi vivi in Italia, Jan vive a Bologna, giusto? Sì, sì. Bene, come in qualche modo credi che Liu Teng, il regista, ma in generale tutta la cinematografia cinese, riesca a interpretare questo sguardo difficile dell'infanzia, che però torna spesso, dei bambini soprattutto, no? Sì. Allora, per me questo film, se vuoi dire questa struttura o estetica, sono sempre viene influenzata dalla personalità, della caratteristica dell'autore, che Liu Teng, allora lui è una persona che quando si organizza questa storia non ha pensato troppo della struttura hollywoodiana, come la scena, la prima scena, seconda, terza, non ha pensato troppo questa. Ha seguito sempre una emozione, diciamo, di ogni persona. Forse a volte non funziona molto chiaro, però questo non diciamolo. Non diciamo, però si sente.
anche non si capisce, non fa niente. Puoi ancora divertire a questa atmosfera che puoi vedere a un ritmo un po' lento. Chiaro. Un po', come dire, troppo serena questi personaggi. Allora, per me è un po' orientare in questa caratteristica. Bene, hai fatto. Facciamo un applauso a Jan, che ha fatto uno sforzo incredibile. Se io fossi stato ospitato in Cina, allora, neanche in un secolo, ho scelto di insistere di parlare italiano, questo. Però io direi italiano. Ora però devi fare una cosa importante, sì. Devi metterti dove c'è questa, vedi questa striscia nera? Sì, sì, sì. È una cosa importante, prego, perché abbiamo una cosa da darti. C'è un piccolo praticamente, ecco, vedi che lui è già era pronto, perché era tutto, ma non è il microfono. Abbiamo un, eccola qui, dalle mani della nostra Siria, giusto? Abbiamo questo castello in ceramica, okay. Che è un omaggio, un regalo per te, per grazie. Ciao, un applauso e teniamolo bene. Dammi il microfono, così lo tieni bene e lo mandi a Liu Teng quando lo vedi e lo senti.